Ciao! In questo video vorrei mostrarti i nuovi prodotti della linea alla rosa moschetta dei Provenzali in azione. Ti avevo già girato un video di struccaggio in cui ti mostravo in azione il latte detergente viso e il tonico, questi due prodotti qua. Che mi aveva oltretutto regalato la mia amica Laura. Il video in questione te lo linko qua da qualche parte. E questa volta ti voglio parlare dei nuovi prodotti che sono andati ad integrare la linea, ovvero questi qua che ti mostro qua attraverso il Deplian, che sono lo stick labbra biologico effetto gloss, la maschera viso biologica purificante, il gel viso detergente biologico 2 in 1, lo scrub viso biologico esfoliante, lo struccante occhi biologico delicato, l'acqua micellare biologica delicata e il filler viso biologico riempitivo rughe. Questi prodotti che ti ho mostrato adesso mi erano stati inviati dall'azienda per essere testati più o meno all'incirca all'inizio dell'anno 2017. Non mi ricordo adesso il periodo preciso. In ogni caso, mi pare di aver fatto il video di unboxing e perciò te lo linko qua sopra. I prodotti ormai li ho testati e ritestati, perciò adesso volevo farti il video dedicato allo struccaggio in cui te li mostro in azione. Ai prodotti che ti ho menzionato adesso ho aggiunto un altro prodotto che ho comprato io di tasca mia, che è l'acqua di rose biologica, distillata biologica, formula delicata. Questa qua, che è l'ultimo prodotto che è andato a completare la linea e che credo che l'azienda abbia inserito sul mercato questa primavera, perché non è da tanto che l'ho acquistata e che comunque l'ho vista nei negozi. Ma bando alle ciance, adesso mi metto la mia fascetta per capelli. Oddio. E inizio subito lo struccaggio. Non prendermi per pazza, ma ho le labbra. Ho una lip art, ho realizzato una lip art. E già che c'ero, ho detto filmo il video così almeno... ne approfitto visto che ho le labbra ben truccate. E niente, questa è una lip art che ho realizzato con dei rossetti di Pitrac Cosmetics e niente, mi sono divertita a scattare delle foto e a pubblicarle su Instagram. Se ti fa piacere vedere che cosa ho combinato, che cosa ho pubblicato, ti consiglio di seguirmi come chiocciola Balocchi e Profumi. E, niente, allora, io per struccarmi adesso utilizzo un pannetto di quelli riutilizzabili. Questo qua, questo in particolare mi era stato omaggiato da Chiara dell'e-commerce Organic Waves, che è un negozio online qua di Genova, che mi aveva gentilmente omaggiato di queste salviettine e di cui comunque ti parlo un po' più avanti, perché poi vorrei dedicare un video esclusivamente a lei. E niente, adesso la voglio utilizzare per questo struccaggio. Inizio col bagnarla, la inumidisco e la strizzo bene. Ok, eccola qua. Io quando uso i pannetti riutilizzabili, prima di procedere con lo struccaggio, li bagno sempre perché da asciutti non mi piace l'effetto. Allora, il primo prodotto che vado a utilizzare è lo struccante occhi biologico delicato. Questo qua, come puoi vedere, praticamente è terminato e andrà dritto nel prossimo video dei prodotti terminati, perché ce n'è veramente una goccia e l'ho tenuta apposta per girare questo video. Niente, me ne metto un po'
sul pannetto e inizio a struccarmi. Parto comunque dalle sopracciglia, lo tengo un attimino per far sciogliere il trucco e poi procedo. Questo struccante mi piace veramente tantissimo, infatti è terminato, è uno dei pochi prodotti che ti mostro che è terminato completamente. E alcuni sì, mi piacciono di questi prodotti, ma non ne faccio, o magari non ne faccio largo uso, o li utilizzo di meno. Questo qua è stato veramente un prodotto che ho utilizzato sempre da quando mi è stato inviato e mi piace veramente tanto. Adesso procedo. Oggi oltretutto sono anche abbastanza truccata perché vabbè, ho realizzato comunque un trucco molto naturale, portabile per il giorno, però diciamo che avevo sia le sopracciglia disegnate, mascara, correttore, poi avevo applicato sul viso anche la come si chiama quella crema di Madara, se non sbaglio, quel fluido correttore, oh mio Dio, adesso non mi viene come si chiama, te lo indico qua sotto nell'info box. E vabbè, questo struccante è veramente magico. La cosa che ha ovviamente postille, tutta la linea che ti mostro adesso in questo video è una linea comunque biologica, perciò con ingredienti verdi, non contengono schifezze questi cosmetici e mi piacciono tanto. La cosa che mi fa impazzire di questo struccante è che non brucia gli occhi, non è aggressivo e cioè come lo passi strucca benissimo. È uno dei pochi struccanti che veramente mi permette di pulire a fondo tutta la zona perioculare, ciglia, bene le ciglia, bene la zona della rima, senza provocarmi rossori e quant'altro. Non so se noti, comunque non ci ho messo tanto a struccare tutto l'ambaradam, eppure è venuto via tutto. Ok, mi sembra che ci siamo. Utilizzo anche un altro goccino di prodotto per le labbra, lo sto usando anche con le labbra, anche per il trucco delle labbra, con molta soddisfazione. Allora, e voilà, non so se noti, cioè in due passate io ho struccato tutto ed erano dei rossetti comunque, i rossetti Peter Hack sono anche belli scriventi e si fissano abbastanza. E voilà, adesso secondo prodotto prendo l'acqua micellare biologica delicata, questa qua che è per i viso, occhi e labbra, ma io in verità preferisco utilizzarla soltanto per il viso. Questa qua sì, mi piace, ma non è uno di quei prodotti che uso spessissimo, infatti non ne ho consumata molta. È buona, mi piace, però sinceramente non è un prodotto che utilizzo frequentemente. La cosa che mi piace veramente tanto, grazie Provenzali, è che in alcuni prodotti, quelli giusti, hanno messo cioè il pack è con l'erogatore così a pompetta, fantastico, perché così almeno non stai a aprire e chiudere eccetera eccetera. E adesso ho piegato la salviettina nella parte
pulita, messo il prodotto e l'ho posto su tutto il viso. Comunque avevo, oltre alla, non so se noti, oltre alla crema, che è una sorta di crema perfezionatrice, avevo il blush e quant'altro. Anche questa qua micellare è veramente molto delicata. E come vedi, con pochi passaggi io riesco a pulire il viso senza assolutamente fare fatica o cosa. Do un'altra passata anche sugli occhi, già che ci siamo. E voilà, struccata, e tutte le schifezze sono rimaste qua. Allora, a questo punto io vado a prendere il gel viso detergente biologico 2 in 1 che dice che pulisce e purifica. Anche questo con il pack con la pompetta erogatrice, fantastico. È un prodotto di quelli schiumosi. Allora, si presenta liquido, non so se vedi. Io bagno le mani con l'acqua, faccio pic pic e vado a passare sul viso. Come vedi, si forma la schiuma. Ha un profumo buonissimo di rosa, infatti tutta la linea mi fa impazzire per il suo profumo, la rosa. Bagno un pochettino di più le mani e lo passo sul viso. E vado a risciacquare. E voilà, sono sciacquata. Adesso prendo il mio asciugamano, tampono il viso. Ok, a questo punto ho rimosso l'acqua in eccesso. E niente, volevo aggiungerti due paroline su questo gel detergente viso, che pur essendo un gel detergente schiumoso è estremamente delicato. Come vi sono passato anche sugli occhi, perché è molto molto delicato e non fa bruciare assolutamente gli occhi. Infatti, se vedi, comunque non ho rossori, pur avendo una pelle delicata e sensibile. Io con questi tre prodotti sarei a posto, struccata, pulita, detersa, e come vedi la mia pelle è anche bella uniforme, non presenta rossori e non è stata, diciamo, aggredita in nessun modo. A questo punto io vado a fare un po' di pulizia profonda. Faccio prima lo scrub, utilizzo questo, prendo un pochettino, una piccola quantità. Questo in pratica è uno scrub cremoso che si presenta in questa maniera, non so se vedi. Allora, è una cremina con dentro delle particelle di origine minerale e vegetale, dice la confezione, che io vado a fare tap tap con le mani e la vado a distribuire sul viso. Ovviamente insisto nella zona T e vado a massaggiare con movimenti delicati. Essendo una crema, non va a stressare la pelle e a seccarla. Nonostante il fatto che io stia eseguendo comunque uno scrub, un'esfoliazione di tipo meccanico, insisto bene bene nella zona T, dove
sono un po' più soggetta a oleosità, impurità e quant'altro. E niente, massaggio il prodotto per qualche minuto e poi vado a risciacquare. Eccomi qua, risciacquo. Tampono di nuovo il viso con l'asciugamano per togliere l'eccesso di acqua. Successivamente prendo la mia acqua di rosa distillata biologica, ne spruzzo un pochino sul viso per preparare la pelle. Distribuisco un attimino il prodotto con i polpastrelli e a questo punto, con la pelle inumidita, vado ad applicare uno strato sottile di maschera viso biologica purificante. Questa maschera è a base di argilla verde e polvere di diatomee. E prendo uno di questi pennelli a lingua di gatto con cui io praticamente applico qualsiasi tipo di maschere e procedo con l'applicazione della maschera. Non ne applico tantissima, ma la distribuisco bene bene su tutto il viso. È una maschera molto fresca. Mi piacciono molto questi prodotti, sarà che io amo la rosa. Sono davvero molto piacevoli sia da utilizzare che proprio da spalmare, da sentirne la fragranza, proprio una coccola, non so come spiegare. E poi credo che siano veramente adatti per chi ha una pelle sensibile, delicata e reattiva. Allora, io quasi fatto. Il metodo così di applicare le maschere col pennello è sicuramente quello che preferisco, perché almeno non spreco prodotto, evito di inzaccherarmi le mani, le braccia e i gomiti. E via, ne metto ancora un goccino qua sotto al mento e sono a posto. Niente, a questo punto lascio agire la maschera. Sulla confezione dice di consiglia di tenerla in posa 5-10 minuti. In ogni caso non c'è problema, perché anche se a base di argilla, questa è una maschera che non si va a seccare ma va a assorbirsi. E in ogni caso credo che non la terrò nemmeno 10 minuti, giusto per fare un trattamento idratante e purificante, e poi la vado a sciacquare. Niente, ci vediamo dopo. Sono passati un paio di minuti, sinceramente non ho guardato quanti perché non ho né l'orologio e ho lasciato il cellulare di là, però inizio a sciacquarmi perché inizio a sentire un po' di fastidio, perché comunque sì che è una maschera ad assorbimento, però l'argilla tende comunque a farsi sentire e non voglio diventare una mummia, perciò inizio a sciacquarmi. Ok, eccomi qua risciacquata come al solito, asciugamano e si tampona. Ok. Perfetto, il mio
mio trattamento è quasi concluso. A questo punto spruzzo un po' del tonico viso addolcente che io ho messo per praticità in un flacone dotato di spray erogatore, perché a me il tonico piace applicarlo così. Oltretutto, come vedi, è l'ultimo goccino di tonico, perciò anche questo è quasi finito. Spruzzo. Ok, vado a distribuire un pochettino il prodotto con le mani. Questo è, anche questo è molto delicato e mi piace perché riequilibra bene il pH della pelle, cioè nel senso che sento che dopo aver fatto tutto il trattamento spruzzo questo e la mia pelle è fantastica. Potrei anche finire qua la skin care che io sarei a posto, non ho la pelle che tira né niente, nessun problema. A questo punto ti mostro ancora gli ultimi tre prodotti, gli ultimi tre passaggi. Questo è il filler viso biologico riempitivo rughe. Devo ammetterti che tra tutti i prodotti che ti mostro nel video, questo è quello che trovo un po' più insulso, se vogliamo. L'ho provato un pochettino di volte, ma non lo trovo molto efficace, e in più non mi piace il suo odore. Non so se è il fatto che è un gel e la linea a base di rosa moschetta, non so se il connubio gel olio di rosa moschetta gli dà questo odore, o se c'è un ingrediente che gli dà un odore cattivo. No, per me è cattivo, un po' di rancido, di marcio, non so come dire, cioè non è per offendere, è perché io ho questa sensazione. Comunque, visto che è un riempitivo, io lo vado ad applicare anche se non è che ho delle rughe, ma iniziano a farsi vedere le rughette di espressione qua della fronte. Purtroppo è una cosa che ce l'ho di famiglia, perciò io ne vado a stendere una riga qua, ne metto ancora un pochettino qua e qua in questa zona sopra il naso, ne metto appena appena anche qua ai lati della bocca, se ce la facciamo. Ok, e niente, io lo vado semplicemente a picchiettare con i polpastrelli nella zona, lo stendo un pochettino. È carino perché è piacevole, è molto fresco, si assorbe facilmente, non appiccica la pelle. L'unica cosa è che ci sento proprio questo odore che a me non piace. E l'unica cosa, cioè, sulla confezione c'è scritto, sul pack c'è scritto che è un riempitivo rughe, ma sinceramente io non lo so, non ci trovo molto questo effetto. Sarà il fatto che anche sono prodotti biologici e perciò il discorso riempitivo rughe è un po' più legato ai siliconi, se vogliamo, e probabilmente non ci trovo tanta efficacia per questo motivo. E anche perché io sinceramente, perché io ho le rughe di espressione quando cruccio la fronte, poi io ho un viso molto espressivo e non posso fare a meno di fare espressioni diverse col viso e cruccio molto la fronte, però, e perciò nel senso ho già le linee un po' marcate sulla pelle della fronte. Però non ho notato questo grande effetto riempitivo, ecco. Comunque, io lo stendo, lo vado a massaggiare finché lui non si assorbe.
Ripeto, in ogni caso è un prodotto piacevole da stendere, però non lo trovo molto efficace. E a questo punto prendo questa che è la crema viso 24 ore idratante, ne ho ancora veramente una puntina, perché anche questa mi è piaciuta tantissimo e l'ho terminata. Questa qua è la versione per pelli normali e miste, perché se no in alternativa c'è anche la crema viso idratante, se non sbaglio, per la versione un po' più idratante e nutriente per pelli secche. Questo è un altro prodotto che ho acquistato io, l'ho acquistato perché comunque volevo provarla e visto che avevo tutta la linea a disposizione ho detto vabbè, perché no, proviamola e vediamo com'è alla fine il totale della linea. Io ne prendo un pochino, la stendo sui polpastrelli e poi l'applico sul viso. Cerco comunque sempre di fare movimenti che vadano dal basso verso l'alto, come ti ho spiegato nell'altro video, forse quello dedicato alla skincare coreana. Meglio effettuare movimenti dal basso verso l'alto per contrastare l'azione gravitazionale, diciamo, della pelle, no? La pelle si va un attimino a, se vogliamo, afflosciare verso il basso. Io invece, se vado a massaggiarla verso l'alto, contrasto questo effetto e contrasto anche un pochettino le rughe, se vogliamo. E massaggio il prodotto fino a completo assorbimento e niente, questa crema comunque mi è piaciuta perché è molto leggera. Io avevo veramente tanta paura che fosse grassa, che mi facesse lucidare il viso. Ho molti problemi di oleosità col viso. Infatti adesso che stiamo passando alla stagione estiva, sto sfruttando moltissimo i sieri. Ma devo ammettere che questa crema è veramente fantastica e non mi ha dato alcun tipo di problema. Si assorbe facilmente e se vedi sono perfettamente opacizzata e non ho problemi di rossore, irritazioni. Vabbè, i miei soliti sì, però non eccessivi, cioè non eccessivi, nonostante il fatto che io ho fatto tutto il trattamento. L'ultimo prodotto che ti mostro è lo stick labbra biologico effetto gloss. Questo qua è un normalissimo stick. La cosa particolare è che la formulazione dello stick lo rende un pochettino più duro rispetto ai tradizionali burro cacao, che ne so, quello di Anthos, gli addolcilabbra di Alchemille, eccetera, eccetera. Comunque è molto buono, un po' più, è solamente un po' più duro. Comunque io lo vado a stendere sulle labbra. E contenendo comunque olio di rosa moschetta, ed essendo così duro, è di quelle che fa un pochettino effetto glossato, ma devo ammettere che non è una cosa eccessiva, se noti non è per niente eccessivo. Anzi, magari può essere carino al mattino quando magari non hai voglia di applicare il rossetto, applichi questo, ti rimangono un pochettino le labbra glossate e fa un effetto carino, un po' rimpolpante, non so come spiegare. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è il pack, cioè è quel pack che ha il tappino piccolo e si toglie e si ruota in questa maniera per far uscire il prodotto. Perché quando io apro il prodotto e devo andare ad applicare, se non sto attenta e tengo fermo la parte che gira, lui zoom, tende a tornare indietro. Non so se ti è mai capitato di fare questa prova. Comunque, se io tiro
fuori tutto il burro cacao, lo tengo qua in fondo e faccio così, lui zun 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 zun, tende a tornare indietro. L'unica cosa che mi dà fastidio è questo, se no per il resto tutto a posto. E niente, direi che la mia skincare routine fatta utilizzando i prodotti della linea alla rosa moschetta dei Provenzali è terminata. Tirando le somme, è una linea che mi piace molto. Sono contenta di aver avuto la possibilità di testarla, perché me ne sono fatta una bella idea. È una linea che la trovi nella grande distribuzione, perciò è facilmente reperibile. I singoli pezzi non hanno prezzi esorbitanti, perciò sono molto accessibili. E io te li consiglio per intero, a parte, come ti ripeto, un po' l'acqua micellare e i filler riempiti vorughe. L'acqua micellare te la consiglio se sei solita a utilizzare questo tipo di prodotto. Io non ne faccio proprio larghissimo uso, però comunque è un prodotto ottimo. Il filler, ti dico, non mi entusiasma per la questione riempiti vorughe. Sicuramente i prodotti siliconici e non naturali credo che facciano molto più effetto, ma credo che comunque alla base di una buona pelle ci debba essere comunque un buon trattamento, una buona skin care routine. E niente, io direi che per questo video è tutto. Ringrazio tantissimo i Provenzali per avermi dato questa opportunità. Ti ricordo di iscriverti alla newsletter del mio blog www.balocchiaprofumi.it, perché prossimamente, oltre a questo video, troverai la recensione dei singoli prodotti che ti ho mostrato. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!